Che è un poeta, io l'ho conosciuto come poeta, poi ci siamo un po' perduti, ho amato le sue poesie, ma ci siamo conosciuti più di 20 anni fa, e ci ritroviamo dopo 20 anni, col tentativo in 20 anni di rivederci, ci siamo riusciti, ci vediamo. Ho visto solo una volta in discoteca, ma io andavo in discoteca. Nostro malgrado, ci siamo deportati in discoteca. Era una festa a cui eravamo costretti, però ci ha fatto piacere. Però siamo rimasti sempre in contatto, io ho seguito delle cose bellissime che ha fatto Paolo Cavagnolo, che è la mia destra, e bellissime perché si è occupato di un autore che io amo particolarmente, che è Gaetano Pinangeli. Poi vi racconterò pure delle cose sì, recenti. Paolo vive, è napoletano, ma vive a Cava, dove insegna, si occupa di storia dell'arte, si occupa di tante cose, si occupa di poesia, si occupa di Gaetano Pinangeli. Si occupa di educazione civica in generale, quindi per noi è veramente un punto di riferimento per le cose che facciamo come fondazione, quindi averlo qua per me è un privilegio, soprattutto un privilegio dovuto anche all'amicizia e all'affetto che ci lega, e quindi facciamo un applauso di benvenuto e diamo la parola. Mi sentite abbastanza bene, io poi devo dire la verità, i miei alunni si lamentano quando uso la voce forte, do fastidio qua. Allora, innanzitutto faccio una premessa, questo incontro di stasera probabilmente forse sarà il più bizzarro di tutti gli 8 anni di vita della vostra associazione, perché non vengo per presentare un libro o per parlare di un fatto preciso, specifico, tant'è vero che abbiamo avuto, come dire, quasi difficoltà a ritagliare come dire, un titolo, abbiamo scelto un titolo che era anche simpatico, Lo Stato dell'Arte, che valeva sia per un discorso individuale, biografico, che per un discorso più in generale dello stato dell'arte in Italia, che da questo vorrei partire. Poi arriverò alla fine, è stato troppo buono, felice a definirmi poeta in prima battuta, però indubbiamente la poesia intesa come mi ha parlato Rilke in Lettere a un giovane poeta mi appartiene in maniera totale, perché diciamo, quando io lo lessi avevo 14 anni, all'epoca leggevo molto Hermanesse e già mi stava indirizzando verso le mie scelte, ma leggere Rilke a 14 anni con la frase in cui lui diceva a questo giovane poeta che gli chiedeva in qualche modo una certificazione di qualità, e lui risponde: io non posso dire se le sue sono poesie belle o brutte, se sono poesie che saranno ricordate nel futuro, però le posso dire una cosa: provi a pensare solo per un attimo di dover posare la penna per sempre e non poterla mai più riprendere. Se questa cosa la fa soffrire almeno un poco, lei è un poeta. Questa cosa, quando io avevo 14 anni, me la sono chiesta già allora, ed effettivamente il mio rapporto con la penna è totale, cioè io soffro moltissimo in questa epoca della digitalizzazione di tutti i nostri documenti, perché alla fine mi manca moltissimo l'uso della penna, in ogni forma, diciamo la penna proprio come strumento, mi piace vederle, mi piace osservarle, quindi questo problema della poesia lo affronteremo giusto proprio in coda, anche perché stasera ho avuto il piacere di conoscere un preside che mi ha fatto leggere anche le sue poesie, quindi mi fa piacere recuperare il discorso della poesia. La prima cosa che voglio dire, io venendo qui, vabbè, mi ponevo le solite domande di chi viaggia andando per la prima volta in una cittadina. Io qui conosco abbastanza alcuni
punti di riferimento della zona, sono stato a Moiano qualche volta, che non credo sia molto distante, anche se non mi so orientare benissimo. Insomma, comunque, conosco qualche paese qui vicino. Però, chiaramente, nel venire qua mi facevo le domande, che poi non ho il navigatore satellitare, mi sono sempre orientato con, diciamo, soprattutto le stelle, che sono la cosa più bella. La cosa più bella che mi è capitata venendo qua, perché avevo anche un po' di ansia nell'ipotesi del ritardo, perché a un certo punto ho detto, ma chissà quanto ci vorrà, perché non essendoci mai venuto, non mi sapevo regolare sui tempi, anche poi all'interno di Telesi, dove ho messo qualche minuto in più perché non sapevo dove era. Però, mentre venivo, c'è stata una cosa bellissima, che io sono sempre pronto a cogliere questi momenti qui, e questi vanno proprio nella direzione del discorso del bene culturale con cui partire. Cioè, mentre venivo, io ho attraversato Valle di Maddaloni con la luna che era già alta e l'acquedotto, diciamo, che mi è venuto davanti perché c'era un po' di nebbia. Quindi all'improvviso, quando stavo per arrivare, mi sono visto questa specie di gigante bellissimo, armonioso. E siccome è stata la copertina di uno degli ultimi libri scritti da mio fratello, che ho perso di recente, scomparso il 1° luglio di quest'anno, mio fratello Benedetto, che è stato preside di architettura, è stato un punto di riferimento della cultura architettonica non solo napoletana, mi ha colpito, perché io sono sempre per cogliere i segni, cioè questo fatto di vedere la copertina del libro, che poi era stata fotografata benissimo questa cosa da un fotografo, si chiama Sergio Ricci, che è bravissimo per le foto di architettura. Quindi il libro che parla dell'architettura del Settecento a Napoli, stranamente Benedetto non aveva scelto di mettere in primo piano la Reggia di Caserta o una villa del Miglio d'Oro, aveva scelto l'acquedotto perché era un'opera pazzesca, bellissima, di Vanvitelli. Ma mi ha fatto piacere, l'ho considerato un segno propizio, il fatto di arrivare e ho detto, vabbè, sto andando a Telese, ho, come dire, anche i miei penati che mi stanno guidando e dicono, va bene, fai bene ad andare lì. E la cosa questi bella... sono gli effetti speciali della Fondazione. Sono gli effetti speciali della Fondazione Gerardo Roma. E devo dire che l'hai fatto benissimo. La luna stava posto giù. Ma quei dotto l'hai commissionato per tempo, bambino. E soprattutto non l'abbiamo ancora distrutto giù. Perché adesso parliamo di... un po' dimenticato. Ci sono un po' di problemi sulla storia dell'arte in Italia. Allora, vi voglio dire anche questo. E come premessa, poi ci ritornerò in un certo qual modo quando parleremo della poesia della seconda parte, non vi preoccupate, non sarà un discorso molto lungo perché vi state preoccupando, visto che l'ho diviso in due parti. No, ma noi siamo salottieri. Comunque poi mi farà piacere, lo dico come premessa, io sono abituato a non considerarmi certamente una persona tanto interessante da stare qui con i riflettori, quindi mi fa piacere se invece facciamo una conversazione con domande, con una specie di dibattito. Ma comunque, al di là di questo, io con Felice è come se stessi facendo un inseguimento divertentissimo, perché praticamente pubblicai un libro di poesia nell'88, non so se vi spiego per far capire quanto tempo è, ma lui già mi conosceva da prima, semplicemente poi vedendo il libro che io gli regalai, lui mi aveva invitato varie volte ad andare ad un circolo di poeti che si riuniva vicino a casa mia, a Palazzo Celamà. E poi la cosa divertente è questo fatto che abbiamo in comune, io felice di avere radici provinciali e vita napoletana, perché si uniscono queste due cose. Quindi c'erano una serie di incredibili coincidenze. Poi nel tempo avevo conosciuto, prima di Felice avevo conosciuto già sua sorella, mi avrebbe fatto piacere. Lui insomma ha conosciuto molte persone che erano parte della mia vita, insomma ci sono state varie concerti. Mi fa piacere che ci abbiamo messo un po' di tempo, ma ce l'abbiamo fatta, perché alla fine le cose hanno un destino. Il fatto che ci siamo visti oggi e non a Napoli 25 o 28 anni fa ha un senso, perché io allora avrei parlato solo di poesie e avrei fatto un, come dire,
un discorso molto anche ingenuo, molto convinto su quello che avrei detto, ma non avrei avuto quella stratificazione sia di cose belle, di emozioni importanti, ma anche di dolori forti che chiaramente mi portano ad essere un'altra persona oggi e soprattutto a poter parlare non più solo di me stesso, come lo stato dell'arte ci consentirà di fare nella seconda parte, ma in realtà vorrei parlare prima di tutto della situazione attuale dei beni culturali, perché tenete conto di questa tragedia che c'è l'ipotesi abbastanza ricorrente che si sta pensando tra le nubi della scuola, che addirittura grazie a una decisione presa illo tempore dalla Gelmini, che è stata capace in poco tempo di fare le più grandi fesserie della storia della cultura scolastica italiana, però comunque sta per essere abolita la storia dell'arte alle superiori. Ora, questa cosa non so se veramente avranno il coraggio di andare fino in fondo. Vi devo dire che io questa cosa la vivo quasi con un senso, a questo punto, di sfida all'ok corano, cioè mi farebbe piacere che arrivassero fino in fondo, perché vorrei vederli in faccia, perché con una nazione che ancora oggi, malgrado tutti gli scempi, tutte le assolute, come dire, miopie che contraddistinguono la gestione della cosa pubblica, ancora oggi conserva più del 50% del patrimonio culturale. No, io dico più perché è un siamo oltre i 60, ma anno dopo anno noi perdiamo percentuali vistose, così come le abbiamo perse nel turismo, perché ho cercato in quella breve cosa di introduzione di dire questo fatto, cioè noi prima eravamo la nazione più visitata al mondo, avevamo il record mondiale ed era logico, cioè avevamo oltre il patrimonio avevamo pure la presenza dello Stato Vaticano, cioè avevamo tutta una serie di motivi per essere visitati. Incredibilmente negli ultimi 10 anni non solo abbiamo perso questo primato, ma rischiamo di uscire fuori dalle prime 10 nazioni visitate al mondo, che è una cosa incredibile, che se l'avessero raccontato a un signore del 1950 in Italia, quando l'Italia si stava rimboccando le maniche e stava per arrivare al boom economico grazie a uno sforzo inaudito che fece tutta la nazione, se uno avesse detto voi un giorno diventate la nazione più visitata al mondo, ma poi diventerete, cioè sarete superati dalla Croazia, perché noi il rischio è questo, allora guarda, è clamoroso, perché ci sono nazioni che hanno pochissimo da offrire sotto il profilo dei beni artistici, culturali e anche architettonici, però non solo se li sanno vendere bene, perché noi abbiamo questo problema enorme. Allora, per esempio, devo fare una denuncia proprio precisa: fino a pochi anni fa noi eravamo una nazione che aveva anche un grande senso etico dell'arte come valore per tutti. Io sono stato di recente a Firenze e mi sono vergognato io di dover vedere cittadini che pagavano per qualsiasi cosa, cioè per salire il campanile di giorno, per andare a vedere Santa Maria del Fiore, per vedere Santa Maria Novè, ma è possibile che, cioè, noi dobbiamo costringere il cittadino. Uno vuole andare a vedere a un certo punto Masaccio, vuole andare a vedere Donatello, deve pagare, ma siamo arrivati a questo punto. Quando poi, diciamo, all'estero queste cose le sanno fare molto bene, ma hanno poco da mostrare e quindi riescono a trovare delle scuse credibili per fare questo. Noi invece con un patrimonio diffuso, con questa anche capacità, se vogliamo, certe volte quasi, non so come definirla, ma è quasi patologica, di passare da un estremo all'altro, perché noi siamo passati dal fatto che non facevamo pagare proprio nulla e che però distruggevamo tutto, a poi costi molto alti, perché io voglio dire, si poteva anche ragionare sul fatto che alcuni monumenti potevano essere particolarmente redditizi pure per lo Stato e quindi magari solo su quelli si poteva mettere un pagamento. Parliamoci.
Però la cifra, cioè lì si tratta di pagare a volte 8 euro, 9 euro per un'entrata. Ora, credo che se noi vogliamo diffondere l'amore per il padrone, voi mi obietterete, ma le classi quando vanno con i docenti non va. È un momento, sapete benissimo che adesso portare le classi in giro sta diventando sempre più una tragedia, non una cosa. Prima era un atto di eroismo e basta, adesso sta diventando una tragedia perché tra tutti i vincoli che ci sono e tutti i rischi incredibili che possono capitare, perché è inutile che vi sto qua a raccontare dei rischi anche proprio inimmaginabili, perché i ragazzi di oggi riescono a pensare cose che sono fuori dalla luna, no? A una mia collega è capitato che un ragazzo, per esempio, si è tuffato dal suo piano per andare a un altro piano perché voleva andare a salutare una ragazza rischiando di morire in un albergo. Voglio dire, loro sono stati fermati dalla polizia che era stata chiamata da una persona che abitava di fronte all'albergo. E però non si era fatto male a nessuno, ma tuttavia c'erano responsabilità di vigilare, anche se era fuori dall'orario, insomma, voglio dire, non mi dite che è la scuola che può sopperire a questo facendo diffondere la cultura, perché tra l'altro mi venite a dire che volete eliminare la storia dell'arte dalla scuola, quindi questo è un'ulteriore contraddizione. C'è una strategia di proprio, che era poi una strategia molto precisa di far diventare i cittadini soprattutto dei sudditi e non delle persone in grado di orientarsi nello spazio e nel tempo dal punto di vista pure culturale, perché parliamoci chiaro, se uno non ha mai studiato Masaccio o Donatello, per lui tutto sommato non vederle queste cose o pagare 10 euro tanto non ci va, diceva, boh, chi ci vuole andare ci va, noi non ci andiamo. Ma alla fine il messaggio che passa è che una stretta cerchia di persone raffinate che sono in condizioni economiche di fare se lo può permettere, gli altri resteranno a guardare. Stiamo tornando ad un clima che per certi versi somiglia a quello che poteva esserci negli anni 20 del Novecento, cioè stiamo tornando a un'epoca in cui praticamente c'è il giardino dei Finzi Contini, lì dietro c'è chi gioca a tennis e fuori ci sta solo la povertà, ci sono i rischi di essere solo schiacciati. Ora, questa questione può sembrare una questione, uno dice, vabbè, è un problema solo degli addetti ai lavori di storia dell'arte, degli archeologi, di chi lavora nei musei. No, è un problema di tutti noi, perché, e qui chiamo in causa anche il giurista, noi siamo la nazione che ha la maggiore giurisprudenza sulla tutela dei beni culturali mondiale. Siamo partiti con leggi specifiche sui beni culturali già alla fine del Seicento, quando altre nazioni non sapevano nemmeno che esistevano i beni culturali. Noi alla fine del Seicento già ci ponevamo questi problemi nei singoli stati nostri regionali. C'è stato il famoso codice fatto dal cardinale Pacca nello Stato Vaticano che nel Settecento cercava di porre rimedio al continuo furto di beni archeologici a Roma e nei dintorni che venivano perpetrati da consoli inglesi, da persone potenti che avevano tutto un circuito, e ci fu il famoso editto Pacca contro la fuoriuscita dei beni artistici e culturali dallo Stato Vaticano. Ora, tutto questo che poi è arrivato negli anni 30 a, diciamo, codificarsi nella legislazione per la tutela dei beni ambientali prima e poi nei beni architettonici, è un percorso virtuoso che aveva tentato di porre un freno a fenomeno per certi versi anche incontrollabile, perché voi sapete benissimo che già se prendiamo la zona dove ci troviamo adesso, scavando in un qualsiasi terreno uno può trovare, volendo, una tomba o sannita o etrusca facilmente, e chi controlla il flusso di tutto quello che si trova? Ben poco si può fare su questo.
ma il problema è di impostazione di fondo. Una nazione come l'Italia ha deciso, mentre aveva fatto uno sforzo, per esempio, di portare nel liceo classico la storia dell'arte già dal quarto ginnasio, aveva fatto lo sforzo di istituire dei corsi speciali con il progetto Michelangelo, che non a caso si chiamava così, per dare la storia dell'arte rafforzata negli istituti d'arte, dove già era logico che ci fosse, ma per migliorarne la qualità, e poi per dare un apporto notevolissimo anche ad istituti che non facevano storia dell'arte per tradizione, tipo per esempio il Ragionerie, che ha potuto mettere la storia dell'arte nel settore turistico. Morale della favola: dopo questo decennio in cui si era puntati decisamente in questa direzione, quindi si lasciava in qualche modo sperare e presumere che un giorno perfino i geometri, che tuttora non hanno la storia dell'arte nel loro corso, eppure possono progettare fino a due piani, e quindi sono innocenti a mio parere, se poi dopo, tra virgolette, progettano delle cose che gli architetti e gli ingegneri spesso criticano, ma il problema è che loro non hanno una formazione estetica, hanno solo una formazione tecnica. Ora il problema è che c'era la speranza che perfino i geometri avrebbero potuto fare storia dell'arte. Invece, dopo la, diciamo, il punto fermo della Germania, noi abbiamo il classico obbligato a fare di nuovo storia dell'arte solo nel liceo, nei tre anni finali, diciamo. Il Ragioneria, che aveva dal primo anno, l'ha dovuto fare nei tre anni finali. Il turistico, la cosa bella è che, diciamo, si produce una figura che dovrebbe lavorare nel turismo, che però perde due anni, di un biennio di storia dell'arte, non avendo, perché il problema è che non ha delle materie di supporto, come per esempio, voglio dire, l'istituto d'arte, io ce l'ho insegnato, l'istituto d'arte, loro fanno talmente tante materie affini che, voglio dire, là ci potrebbe perfino stare a ridurre le ore di storia dell'arte, perché alla fine non sarebbe un danno totale. Ma dove ci sono solamente due ore di storia dell'arte alla settimana, e voi sapete benissimo che due ore alla settimana saltano facilmente tra assemblee di istituto, l'acqua che non è stata più, diciamo, il comune chiude là, passa il Giro d'Italia, tra una cosa e l'altra, queste due ore saltano, dopodiché tu me le vieni pure a togliere e metti direttamente dal triennio. È chiaro che questi che non hanno altre materie alternative vicine, alla fine di arte non capiranno niente. E quindi quando arriverà il gruppo turistico che chiede all'agenzia di viaggio italiana di proporgli un viaggio sul barocco, magari quello ci infila dentro un monumento romanico tranquillamente, perché per lui non sarà un grande errore, non lo vedrà. Allora, questo per quanto riguarda la scuola, e credo che sia gravissimo, ripeto, perché poi ci lamentiamo se si va nel monumento a tarda età e si trovano le scritte dei ragazzi sul monumento, ci lamentiamo se la fontana al centro di una città viene danneggiata con il martello dal vandalo ubriaco di tutti. Però se queste persone non le studiano le cose e non le amano, perché non gli si dà modo di apprezzare Bernini, di apprezzare Brunelleschi e tutto il resto, loro non sanno nemmeno chi sono queste persone, non sanno nemmeno perché ci sono questi monumenti. Per loro l'atto di vandalismo, tra virgolette, è meglio di un sms o di un messaggio su Facebook, perché si equivale tranquillamente, non danno peso. Io ricordo ancora adesso il telegiornale di quando fu danneggiata la Pietà di Michelangelo. Io all'epoca avevo, penso, 8 anni, 9 anni. Ricordo ancora adesso la voce accorata di chi leggeva il telegiornale, il servizio televisivo di quella tragedia immensa, perché un pazzo aveva preso un martello e aveva danneggiato il naso della Pietà di Michelangelo. Secondo me, se succedesse oggi, passerebbe come una delle tante notizie, cioè, nel senso, quell'atmosfera che c'era allora, avendo uomini come Cesare Brandi, come Giulio Carlo Argan, e aggiungo un Argan che faceva il sindaco,
era comunque una garanzia che a Roma in quegli anni fesserie clamorose sul campo della storia dell'arte non ci sarebbero state. Non possiamo pretendere, tra l'altro ultimamente ci sono stati molti filosofi, sindaci, e devo dire che non tutti si sono distinti per qualità, e quindi non posso nemmeno evocare quello che voleva Platone nella Repubblica, i filosofi al potere, e men che mai dirò gli storici dell'arte al potere, però un poco di minima competenza su queste cose, per non fare errori clamorosi. E poi un'altra cosa, sempre nella stessa epoca in cui si è stoppato questo cammino virtuoso verso l'implementazione delle ore di storia dell'arte per favorire, che poi avrebbe dovuto tirarsi indietro, storia della musica e tanti altri settori dove l'Italia avrebbe ben donde di far sapere chi è Verdi, chi è Rossini, perché è lo stesso problema, cioè in altre nazioni loro con un solo musicista se lo stravenderebbero bene, noi che abbiamo quel patrimonio lo lasciamo andare così. Ma comunque negli stessi anni che si stoppava questo, guarda caso c'è stato un altro fenomeno, si è deciso di togliere ai musei l'autonomia in un certo senso amministrativa, perché prima i musei davano direttamente i biglietti, staccavano i biglietti con funzionari del proprio museo. È successo che si è consentito di mettere un filtro tra il museo con i suoi oggetti e il pubblico, e questo filtro è costituito da una serie di agenzie private che hanno preso in appalto le biglietterie dei musei e poi anche le librerie vicino ai musei e poi, se è possibile, anche le caffetterie dei musei, tutto quello che era possibile da guadagnare sul museo, e alla fine ci si presenta magari con un gruppo che non deve pagare alla Reggia di Caserta, perché uno c'ha il gruppo degli alunni, è autorizzato a pagare. Loro pretendono lo stesso, 1,50 € ad alunno per dare la cuffietta che non serve a niente, ma serve a loro per guadagnare. Perché questo è proprio un atto di camorra, io mi sento di dirlo senza problemi, questo è un atto di camorra, perché non esiste solo la camorra della violenza, quella di tipo bellicoso solo a chiedere pizze e cose, ma anche quella di appropriarsi di cose che dovrebbero essere il patrimonio sacro, inviolabile della nazione. Cioè noi non possiamo imporre a una scolaresca un pagamento per forza, perché noi sappiamo benissimo a volte quanti sacrifici fanno questi genitori per comprare libri o addirittura per comprare, che ne so, le divise quando sono necessarie, tutte quelle cose. Quindi quando tu poi gli dici andiamo a vedere questo monumento e grazie, poi ti ritrovi che devono pagare 1,50 € a testa, comunque lo Stato non fa una bella fine, questo è sicuro. Per me è, come dire, addirittura vantaggioso, perché io con la mia voce posso sussurrare nel microfono e loro mi sentono tutti quanti in contemporanea, perché c'è una un collegamento tra il, diciamo, il microfono di chi fa il capogruppo e loro. Però voglio dire, non è possibile che questo debba avere 1,50 € di tassa fissa, perché chiaramente è un modo per bypassare il problema che i ragazzi non devono pagare. E questo è un altro esempio. Ma questo è la scuola. Se passiamo proprio al discorso pure difesa dei beni culturali, noi non ci dobbiamo scandalizzare sempre su Pompei, perché poi prima parlavo di Pompei. Pompei tutto sommato adesso sta per avere un finanziamento europeo pazzesco, che magari lo avessimo per, che ne so, per la Fontana di Trevi, vabbè la Fontana di Trevi l'abbiamo restaurata dopo, ma per altri monumenti. È un finanziamento veramente che potrà risollevare le sorti di Pompei. Il vero problema è che è stato innanzitutto necessario affidarlo a un carabiniere, e questo è una sconfitta dello Stato. Se noi già per fare la bonifica del fiume Sarno abbiamo dovuto chiamare un generale carabinieri in pensione e affidargli la bonifica del fiume Sarno, adesso
pure i lavori di ripristino a Pompei li farà un ufficiale dei carabinieri, non la sovrintendenza, non il ministero. Perché questo? Perché effettivamente ci sono ombre terribili, e questo ce lo dobbiamo dire, ombre sulla questione dei fondi, ombre su tutto quello che ne consegue. Però c'è anche da dire che mentre su Pompei ormai ci sono i riflettori appuntati, e quindi basta che si sbreccia un muro anche in maniera, come dire, fortuita, perché poi è stato clamoroso l'episodio che ha riguardato la palestra, quei crolli lì, però ci sono anche dei crolli che sono invece fisiologici, che magari sono di pura manutenzione e che avrebbero bisogno solo dei fondi ordinari per questo. E invece adesso c'è un po' la rincorsa a creare il mostro, tra virgolette, e a non occuparsi del quotidiano, perché noi dovremmo riservare la stessa cura che riserviamo a Pompei ad Ercolano, e Ercolano c'è una situazione molto ma molto più grave che a Pompei in questo momento, e così via, a cascata. Voi andate a vedere la villa di Pompei ad Opronti, tentate di vedere altri monumenti dell'archeologia più importante nella zona di Pozzuoli, vedrete che Pompei sta addirittura benissimo rispetto al resto, perché perlomeno ha questi riflettori puntati, e quindi qualcosa sempre si fa. Poi ha le videocamere molto, molto numerose, è vero che a volte non sono servite, però insomma qualche deterrente lo fa. Allora il mio parere è che la battaglia in Italia a questo punto non è più una battaglia tra chi ama l'arte in maniera generica e chi dice vabbè, con l'arte non si mangia, come si è detto della cultura in generale. No, innanzitutto lo contesto completamente, perché con l'arte si mangia, perché se noi strutturassimo molto bene il lavoro intorno ai monumenti artistici, intorno ai musei, intorno a tutto quello che è proprio vita anche quotidiana delle città, con l'arte si mangia anche bene, perché potrebbero lavorare decine e decine di ragazzi disoccupati, formandoli bene, facendogli capire che cos'è la storia là, perché poi, certo, se facciamo il concorso regionale per guide turistiche che si bandisce un anno e si svolge nel giro di 15 anni, magari chi si era preparato una volta non sa più niente, poi devono per forza sapere una lingua straniera, a volte scelgono lingue improbabili pur di passare l'esame, e poi nessuno li esamina veramente su quelle lingue, perché se uno si presenta per il finlandese poi finisce con fare risposte in tedesco perché nessuno lo intende, e così via. Allora queste sono delle contraddizioni che noi non ci possiamo più permettere. Devo dire che vorrei chiudere questa parentesi sullo stato dell'arte con una speranza che è un po' in sintonia con la luna e con l'immagine di questo bellissimo acquedotto, che è una cosa magnifica. Se voi pensate che Vanvitelli, quando l'ha progettato, decise pure il momento preciso in cui l'acqua avrebbe raggiunto la Reggia, lui sapeva quanto tempo ci voleva e aveva calcolato con un suo orologio, stava pronto con l'atmosfera, con il re, con la corte, perché ci doveva mettere quel tempo, e ci mise quel tempo. Quindi l'ingegneria, quando funziona ad alto livello, e dovrebbe essere un monito per tutti tornare a questa perizia da parte pure dei tecnici, pure degli ingegneri, dei professori, perché i disegni di Vanvitelli sono bellissimi, non so se l'avete mai visto, ma sono conservati da Reggio. Vale la pena anche solo di guardare i disegni per capire la genialità di questo archivio. Ma comunque noi abbiamo il dovere di sperare, e la speranza è anche dovuta al fatto che l'attuale ministro, sinceramente, in pochi mesi, ma adesso non ne faccio una questione politica, perché veramente parlo della persona, non della sua parte politica. Tra parentesi, non ho nemmeno simpatie personali per D'Alema, che l'ho sponsorizzato, quindi non è una questione politica. Ma Brahi, con gesti molto semplici, tipo recarsi di nascosto a Pompei senza andarci con la macchina ministeriale, ma andando con la circumvesuviana, che poi ci fu il paradosso che si bloccò pure, quindi ha fatto esperienza di che cosa significa fare il turista in campagna, e ben gli sta, perché lui aveva conoscenza di Napoli, perché aveva fatto
lo studente all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ed era stato ospitato addirittura da Marotta in persona, quindi c'ha sensi di gratitudine per Gerardo Marotta. Ma comunque, gesti come quello, l'attenzione che sta mettendo su tutto, la grandissima notizia che finalmente la Reggia di Carditiello è stata sottratta alle mire più brutali, perché parliamoci chiaro, lì si voleva fare di tutto, da un casinò di dubbia fama a alberghi a 7000 stelle, quello che volete voi, però insomma era un patrimonio incredibile per tutta la zona, anzi questo vi dovrebbe dare un senso di speranza pure per il Beneventano, perché io credo che un certo tipo di segnale di questo genere viene comunque colto da tutti. Cioè fino adesso si dice dell'arte e dei beni culturali non ce ne può fregare di me. Il gesto di dire lo Stato si compra Carditiello e ricomincia. Poi è stato molto bello anche l'atteggiamento del Ministro, che ha detto io voglio mettere insieme le associazioni che si sono battute in tanti anni perché Carditiello rimanesse pubblica, e li voglio riunire intorno a un tavolo per formare una fondazione con loro. E questo è un altro gesto che non era scontato, perché lo Stato l'aveva comprato, avrebbe potuto mettere un funzionario semplicemente di riferimento e basta. Invece questa apertura verso i cittadini, verso la base, è molto bella. Quindi questo è un senso di speranza indubbio. E naturalmente, chissà che la carrozza che ha una sua esperienza personale nel mondo della scuola, è vero che è nel privato la sua esperienza, però è anche vero che, diciamo, no, lei stava nel privato, non so adesso se è passato nel pubblico, so che aveva un'esperienza privata. La carrozza era rettore del Sant'Anna. Forse no, questo è l'esito finale. Questo è l'esito finale, probabilmente, ma veniva dal privato. No, lo so che veniva dal privato, perché quando fu scelta come ministro nacque la polemica che era stata presa una persona che avrebbe potuto favorire il privato. Ma il problema non è pubblico-privato, il problema è vogliamo salvare questa nazione o la vogliamo affondare, perché il privato va benissimo se il privato è interessato. Per esempio, la Fondazione Romano, virgolette, ben potesse gestire la Reggio di Carditiello, la Fondazione Romano. Voglio dire, io non ho niente contro il privato quando il privato fa cose nobili come quelle che fate voi, cioè per esempio diffondere la cultura in modo gratuito e non prendendo diciamo soldi o fondi regionali, europei, che poi non si sa dove finiscono. Tenete conto che io vivo una in parallelo, perciò dico che con Felice ci sono delle strane affinità anche che vanno via, perché per esempio a Cave dei Tirreni proprio nel 2007, quindi nello stesso anno, noi abbiamo fondato il centro studi dedicato a Gaetano Filangieri. Da quell'anno abbiamo fatto tantissime cose, moltissimi convegni, abbiamo dato il premio Gaetano Filangieri, il primo a Gerardo Marotta, proprio per tutto quello che aveva fatto con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ma l'abbiamo dato anche il penultimo ad Aldo Masullo, due anni fa lo demmo al Ciampi. Abbiamo fatto, insomma, di questo premio un vanto pure per la città di Cava, che sta diventando una cosa concreta. Ma la cosa bella è che facciamo una rivista che distribuiamo gratuitamente. Facciamo tutti i nostri convegni con grandi sforzi, senza praticamente ricorrere a fondi pubblici o statali, se non raramente che ci vengono dati qualcosa dal comune. Cioè. Però alla fine tutto questo lavoro è come il vostro lavoro di volontariato, con soddisfazioni e ricadute straordinarie, perché poi quando vedi dei ragazzi che sono felici della presenza per esempio di Aldo Masullo che fa una lezione sulla libertà, che è bellissima, è stata bellissima, fra poco la metteremo sul sito nostro tra l'altro, poi magari faremo in modo da fare un gemellaggio tra i siti, ma voi potrete andare sul sito, è facilissimo, perché www.centrostudifilangieri, non dovete fare, l'abbiamo fatto più facile del mondo, però lì troverete poi nel futuro la lezione di Aldo Masullo ed altre cose. E di recente proprio
un mese fa, il 14 dicembre, abbiamo apposto una targa nel luogo dove visse Gaetano Filangieri a Cava, perché pochissimi sanno che Gaetano Filangieri è legato a Cava da molte ragioni, ma una di queste è di aver vissuto gli anni più felici della sua vita. Lui ha avuto una vita brevissima, sapete che è morto a 35 anni, ma praticamente i 3-4 anni migliori della sua vita sono stati quelli in cui lui si trasferì il giorno stesso del matrimonio con Charlotte Frenden, lasciò la corte di Napoli e raggiunse la casa che aveva affittato a Cava. E da quel giorno lui è stato lì, lì sono nati i suoi tre figli, Roberto, Carlo il primo, poi Roberto e Adelaide. Lì ha vissuto anni felicissimi, lì ha ospitato persone del livello di Goethe, che passava, che poi ha lasciato traccia nel suo viaggio in Italia. Tra l'altro Goethe rimase colpito dalla sorella di Filangieri, che era molto particolare, era una donna, noi l'avremmo definita una donna modernissima, molto avanti negli anni. Infatti poi finì con lo sposare, forse per mettere a tacere questa sua vita un poco particolare, un nobile parente anche alla lontana dei Filangieri, che era molto molto più anziano di lei, per chiudere questo capitolo. Però insomma era una persona molto affascinante, perché leggeva, si permetteva il lusso di dibattere con i grandi personaggi che conosceva il fratello. Insomma, è stato un personaggio notevole che andrebbe esplorato come donna antesignana di tante cose. Comunque, quello che è sicuro è che oggi c'è qualche speranza, perché perfino proprio in giornata è stato detto che la borsa perfino italiana, la borsa di Milano, è tornata al livello di prima della crisi dello spread, oggi. Guardate che sono segnali importanti, perché sono convergenti, non è un solo segnale. Allora alla fine forse qualcosa da tirare fuori, qualche, come dire, qualche coniglio dal cappello si può pure immaginare, e forse si potrebbe fare a partire dall'arte, perché insisto, se fra 2-3 mesi, fra 5 mesi si concretizzerà l'abolizione della storia dell'arte alle superiori, io penso che potrebbe nascere una vera battaglia trasversale di tipo libero, aperto per i valori della cultura. Tenete conto che c'è stato da poco un altro segnale che va in questa direzione, il libro che ha pubblicato Nuccio Ordine, non so se l'avete letto, che va in questa direzione, cioè va nella direzione della ribellione a uno stato di cose che va verso il lassismo, verso... Nuccio Ordine verrà qui da noi, verrà. Solo anticipo, perché verrà qui. Guardate, è una persona che, a giudicare da quello che ha scritto, veramente ha a cuore la sorte della cultura, non italiana, della cultura, con la C maiuscola, perché veramente ha fatto presente di come noi ci stiamo sempre di più trasformando in, come dire, persone che devono produrre risultati di tipo economico anche nel campo culturale, e invece la vera cultura non richiede, diciamo, ricadute immediate, ma solo nel tempo. Va bene, adesso solo per concludere, vi ho portato a vedere cose di questo tipo, perché negli anni, io possiedo ormai, questo un giorno spero che qualcuno farà un lavoro sulla poesia a Napoli dagli anni 70 agli anni 90, Felice naturalmente farebbe parte di questo lavoro. Questo per esempio si chiamava Il Filo d'Arianna ed era un giornale straordinario, pazzoide, pubblicato da una mia carissima amica che purtroppo è morta precocemente con un aneurisma cerebrale. Si chiamava Lucia Dell'Anna, era una poetessa, una persona estremamente libera, e io ho avuto l'onore di pubblicare alcune poesie su questo
questa rivista che era diventata un cult negli ambienti della poesia napoletana degli anni Ottanta, così come questo che faceva una mia amica che adesso vive a Parigi, che si chiama Barbara Walsh, che era il Corriere di Circolazione Poetica, CCP, con un'evidente ironia verso diciamo il nome dell'URSS, però con grande così passione anche da parte di Barbara. Poi eravamo tutti più o meno amici. Vedete che Barbara pensò addirittura di pubblicarmi con, non con la stampa ma con la grafia. Quindi io adesso in questa rivista ci sono ancora con la mia grafia di allora, è anche un ricordo da questo punto di vista. E c'era poi un altro poeta, Nola, che pubblicava una rivista, adesso non mi ricordo nemmeno come si chiamava la rivista, che pure mi invitò a collaborare, così come un altro Amarigliano. C'era questo fermento che fu molto bello, e Felice, vi ripeto, faceva parte di questo fermento, perché poi una parte di noi, negli anni in cui lui mi voleva invitare appunto in questo circolo di Napoli, si riuniva, noi avevamo formato un gruppo che si chiamava Gruppo 83, con evidenti riferimenti al Gruppo 63, e ci riunivamo a casa di un nostro amico che era anziano, purtroppo è scomparso di recente, pure lui si chiamava Vittorio Pugliese, forse qualcuno di voi lo può ricordare, perché per un po' di tempo fece una trasmissione su Rai 3 in cui leggeva poesie napoletane. Non so se lo ricordate. Fu un'idea di Franco Monteleone, che dirigeva Rai 3 allora, che disse: Vittorio, vieni a leggere queste poesie. Fu una cosa bizzarra perché era fuori dai canoni di Rai 3, però lui leggeva poesie di Ferdinando Russo, e ci avevamo il suo gruppo, e quindi ci vedevamo una volta ogni settimana a casa sua. C'era la spaghettata, ci leggevamo tra di noi le nostre poesie, e poi mano a mano la cosa andò avanti e prendemmo l'abitudine di vederci una volta ogni 15 giorni al Gambrinus, perché ci piaceva l'idea del posto, del recuperare questa cosa. Quindi io ricordo questi incontri anche con persone che adesso sono nelle antologie attuali italiane, perché erano già più grandi di noi all'epoca ed erano molto attivi, e c'erano questi dibattiti, questi anche a volte accesi sul senso della poesia. Io ricordo che una volta proprio la mia amica Barbara Walsh, che studiava cinese e giapponese, mi chiese di leggere un libro di uno scrittore straordinario che vi consiglio, che si chiama Natsume Soseki, uno dei più grandi scrittori giapponesi tra fine 800 e inizio 900, era un docente di letteratura inglese all'Università di Tokyo, quindi aveva una conoscenza profonda della cultura europea, ma addirittura scriveva poesie in cinese da giapponese. E poi io lessi questo libro, Guanciale d'Erba, e mi ricordo che Barbara insistette molto, perché disse: no, devi venire a parlare di questo tuo paragone tra Guanciale d'Erba, no, anzi, non era tra Guanciale d'Erba, ma tra una novella di Soseki che io avevo letto, e l'Igea che aveva scritto Tommaso di Lampedusa, l'autore del Cattopardo. E ricordo quella serata come una serata vivacissima. Questo invece è il libro che appunto conosce Felice, che possiede pure lui, che pubblicai nell'88 con Fratelli Fiorentino, che era una vecchia libreria vicino alla facoltà di architettura. Prima c'era Fausto Fiorentino editore, che era il padre, poi loro l'hanno trasformato. E devo dire che ho tantissimi ricordi. Lo presentammo al Grenoble, penso che ci fosse pure Felice quella sera. Al Grenoble c'era allora il direttore Gian Digni, che era un uomo molto estroverso, molto plateale. Fu una serata abbastanza scoppiettante. E credo che poi vi volevo far vedere nel tempo, no, ma giusto per informare, perché parliamo dello stato dell'arte. Io ho pubblicato poi nel tempo su riviste locali e non, questo era invece della FIDAPA di Cavalier di Treni, che aveva creato un suo foglio, un suo libro che pubblicava una volta all'anno, si chiamava Conversazioni, pure su questo pubblicato. E poi negli anni più recenti c'è stata un'associazione di poeti di Cava che si chiama Verso Cava,
con cui pubblicai delle poesie in questo libro che si chiamava Famiglia amara, famiglia cara, e nel pensiero poetante un libro molto interessante che è aggiunto alla terza serie, perché sono a tema, questa era sull'enigma, lo cura Fabio Dainotti, che è l'attuale presidente della Lettura d'Antis di Cava, io sono il direttore. Vi informo pure di questo, che la Lettura d'Antis di Cava ha raggiunto una gloriosa meta, perché quest'anno abbiamo fatto il quarantennale della Lettura d'Antis e abbiamo avuto la medaglia del Presidente della Repubblica. Abbiamo potuto fregiarci della medaglia, anche se solo per questa edizione, però è stato un bel evento per Cava. Anche quello, c'è il sito pure della Lettura d'Antis Metellano, se ci volete andare. E tra l'altro vengono i maggiori dantisti, insomma, non solo italiani, ma anche quelli stranieri alla Lettura d'Antis. E qui, per esempio, pure ho pubblicato con questo, è una casa editrice tra l'altro del nord di Torino. Uno dei ricordi che ho più belli dal punto di vista poetico è questa poesia, con cui forse potremmo anche chiudere, perché non credo che vorrete sentire poesie mie, ma questo forse può dare il senso di un percorso, perché questa poesia che scrissi nel 92, era il 2 gennaio del 92, io mi trovavo in Terra del Fuoco, a Ushuaia, che è il, diciamo, la cittadina più importante della Terra del Fuoco, ed ero andato a fare questo viaggio con mio padre, che ci teneva moltissimo. Aveva deciso che voleva fare questo viaggio in Argentina, perché lui lo considerava un viaggio verso le radici del mondo, no? E gli era venuta una fissazione. E facemmo questo viaggio e io non smetterò mai di ringraziarlo, perché non ero mai stato scettico sui viaggi, ma ero partito con l'idea: papà, ma che andiamo a fare in Argentina? Ci sta andando a posto, invece fu un viaggio meraviglioso e si concluse anche appunto in Terra del Fuoco, ma poi ho visto le cascate di Guazzù, che sono una cosa pazzesca, perché, guardate, penso che pochi posti possono rivaleggiare per effetto proprio emotivo. E comunque in questo caso io stavo pensando alla mia fidanzata di allora, che stava a Napoli e poi è diventata mia moglie, ma all'epoca non lo potevo sapere, era la classica aurora boreale. Quindi, per farvi capire l'atmosfera, io stavo in questo albergo, che era una delle poche cose decenti costruite in questo posto, dove quasi tutto era baracche e costruzioni abbastanza approssimative, perché c'erano state delle leggi del ministro Cavallo, allora dell'Argentina, quello che aveva fatto il pareggio tra il pesos argentino e il dollaro, facendo 1-1, che era stato un azzardo pazzesco, ma comunque questo ministro Cavallo aveva deciso che Ushuaia per 20 anni non avrebbe fatto pagare le tasse a chi si metteva a vivere lì. E quindi era una città che uno vedeva le persone che arrivavano e che si cominciavano a costruire la casa, era divertente anche quello. Però nell'albergo dove io ero non avevo voluto andare a dormire quella notte, perché avevamo fatto tardi a cena, cioè a un certo punto c'avevo pure il problema del fuso orario. Rimasi e c'era una vetrata grandissima che vedeva dall'alto questa specie di baia di Ushuaia, e quindi vedevo l'aurora boreale, questa cosa, e feci questa poesia. La cosa divertente è che poi, dopo un anno, un mio carissimo amico, mio compagno di classe all'Umberto a Napoli, mi disse: Paolo, lo sai che fanno un concorso di poesia europea a Genova con Sanguinetti, con Edoardo Sanguinetti presidente, vogliamo partecipare? Mi disse: ma qual è il tema? Il tema era il viaggio. Allora io tenevo questa poesia qua, dicevo, ma prendevo questa qua. La cosa divertente è che poi io e questo mio amico, inviando separatamente le nostre poesie e quindi non potendo in alcun modo influenzare la giuria, ci ritrovammo tra i 15 finalisti del premio europeo di poesia di Genova, e fu una cosa molto bella proprio per il mio senso di amicizia con lui, perché eravamo stati compagni di banco all'Umberto e ci ritroviamo pure con questa cosa. E tra l'altro lui nel tempo poi si è messo a scrivere per la Melevisione, quindi se voi avete mai visto
i personaggi di Tonio Cartone e tutto il resto, lui è uno degli autori. E comunque, vabbè, se, chi ha i bambini li ha tolto. Allora chiudo con questa poesia che si chiama Sole Argentino. Ovviamente il sole in quel momento non c'era. Un cielo negro avvolge il mio cuore di luce. Fra poco sarà alba ad Ushuaia. Fra poco i miei denti bianchi sorrideranno al tuo lontano risveglio. Viaggia per aria amore, vieni a baciare il sole, laggiù dietro le cime di neve, oltre il confine col Cile. Portami pure il tuo fresco tepore. Un indio sta pescando per noi una trota d'argento. Resta con me una vita a mangiare. Bravissimo. E in un certo senso poi sono stato professore. Cioè il tuo eloquio ci incoraggia, ci aiuta, ci dà un benvenuto a quello che è accaduto dopo domenica, diciamo così. E è stata questa coincidenza. Questa è stata bella. Ti ringraziamo del tuo essere stato con noi. Diamo molta importanza alla tua parola di speranza, veramente la riteniamo. No, ma io ci credo. No, devo dire, è una delle poche volte in cui non ci si è stracciati le vesti e basta. Hai detto delle cose che io apprezzo molto. Ovviamente se dovesse accadere questa cosa, mi ho augurata che la storia d'arte sia tolta dalle scuole superiori, ovviamente noi come fondazione ti saremo accanto con le tue iniziative. Io la battaglia la farò lo stesso, però ho già deciso che me ne vado a vivere a Cuba, mi metto un barretto con vendo la frutta fresca e parlo piano.